Bella a tutti raga, bentornati sul mio canale, sono Sergio Adrian. E oggi ho deciso di portarvi un extra, ovvero PES 2017, la prova. La versione trial che si trova su PlayStation Store. Avete forse notate qua, non è una collana, è il microfono finalmente, perché ho notato che nei video vecchi l'audio lasciava un po' a desiderare, allora ho deciso di prendere un paio di cuffie anche rotte, però dove il microfono funziona, andato da JBL, quindi molto bene. Quindi, tanto aspettiamo che carichi. Perché non ho PES 2017 fisicamente? Perché non mi interessa, sinceramente. E sto aspettando con gloria FIFA 18, che prenoterò adesso il mio compleanno a breve. PES si sa che ha avuto una storia. Prima di PES 2014, PES era considerato veramente, cioè, poteva dare del fio da torcere a FIFA. Però da PES 2014, veramente quel o proprio lì fece calare la sua reputazione, e da FIFA, appunto, 15, FIFA prese il sopravvento, anche se avendo PES 2015 per il PC, diciamo che è tornato un po' ai fasti vecchi. Giocando a PES, io credo che PES 2012, 13, ma anche 11 siano i migliori. Veramente dove, appena come ho accennato recentemente, poteva dare il filo da torcere a FIFA. Siccome sto caricando il video dell'episodio 2 della carriera, è molto lento a connettersi. Il problema è che, essendo la versione trial, non posso giocare offline, perché sarà scaricata, è pure aggiornata, e quindi c'è da aspettare un pochino. Ok, vedo che ci sono due spie accese, quindi dovrebbe caricare. Allora, ho ricevuto qualche messaggio di gente che mi ha chiesto perché usi videogiochi vecchi. Io quello rispondo perché, avendo la PE da poco, la 4, perché prima avevo la 3 comunque avevo tutti i giochi più nuovi, e non avendo comunque la scheda video per poter riprendere, fare un gameplay con la Play 3, non è producente comprare giochi che costano 70 euro adesso, quando aspetto settembre e che esce FIFA 18 e Red Dead Redemption 2. Ecco, è partito. Non ha minimamente senso. Poi non, diciamo che anche non mi appassionano i giochi come Tour de France, come MotoGP, come Formula 1, appunto. E sarei anche tentato da NBA, però non lo so, non è nei miei programmi adesso. Nei programmi intanto riuscire a giocare qui, ecco, e si farà un'esibizione tranquillamente. Allora, dagli un ok. Che squadra sceglieremo? Credo che un Arsenal, Atletico Madrid potrebbe essere perfetto. Divisa, ce la prendere per forza quella rossa. Abbiamo solo due stadi, Neosson Arena e Camp Nou, orario mettiamo casuale. Casuale, casuale, non mettere l'erba. Schema di gioco. Allora abbiamo Cech, sicuramente gioca lui. Nacho Monreal, Farò, Koscielny, Mustafi e il talentuoso Hector Bellerin. Centrocampo, ok. Koffelin, però ci preferisco Xhaka al posto di Koffelin. Iwobi, no, voglio Oxlade-Chamberlain, voglio dinamicità là davanti, così credo che proprio sia il più
irrimpiazzabile della squadra e davanti il Niño Maravilla, anche se Giroud sicuramente entrerà, ma anche credo Welbeck. Ok, medio, ok, sostituzioni, facciamo lo stesso, tre dai, molti giocatori sì, conti casuali, infortuni sì, va benissimo. Calcio d'inizio della prova di PES 2017. Ora, appena uscirà la prova di PES 2018, ovviamente non tarderò a farci un video e a pubblicarlo, ovviamente. Poi disinstallerò questa qui. Cavolo. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori mi fa commuovere la voce di Fabio Caressa. Mi mancava da FIFA 14. Io sono Fabio Caressa. E a farmi e farmi. Perché PES 2015 lo usavo con i PC, come detto. Ciao, ma Fabio, buon divertimento. Non ho mai attivato l'audio. E a tutti gli appassionati che amano questo grande sport. La grafica, comunque, devo dire che la devo dare a PES. C'è. Non da dire, c'è proprio minimi dettagli. FIFA sì, è migliorato molto, ma queste cose qua appartengono solo a PES. Con l'aiuto della grafica andiamo a dare un'occhiata alle due formazioni. Ok, vediamo l'Atletico Madrid chi schiera. Oblak, Jimenez, Godin, Fanfani, Luis, Fernando, Scotti, Gaetan, Carrasco, Correa e Griezmann. Va marcato strettissimo Griezmann. E dunque calcio d'inizio. Ok, i comandi sono quelli. Dunque, di FIFA, quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa Walcott, partita? Bellerin, dai Bellerin, dai Bellerin. Questa partita la decideranno le difese. Vai subito per la nostra. Calcio di punizione. Siamo con la telecamera, potrebbe anche meglio. Se l'è bevuto. Allontana il pallone. Koscielny. Walcott. Ozil. Di Casorla. Non sono abituato a un gioco così lento. Alexis Sanchez. No. Scusate. Qua è collegato via filo il microfono, quindi come mi muovo casca. Godin. Recupera un pallone importante. Gaetan. Se ne va. Attenzione a Gaetan. Appoggia il pallone. Qua, vabbè, largo, cioè, con eleganza. La fa sua. È un grande rischio, però. Walcott. Walcott mi correrà meglio di Ferreira Carrasco, credo. Ottima discesa sulla destra. Bravissimo. Allarga per Hector Bellerin. Ah, devo fintare il cross, ma non è uscito male. Io sono uno che non skilla, quindi vi rovino già un mito. La butta in mezzo. Io vado dritto, pesante, duro, giù, gambe, braccia, perché rompo. Vuole la profondità. E qua Sanchez non mi puoi guardare la palla e passare. Su. La palla. Rimessa per noi. Bellerin, Santi Casorla. Bellerin. Ma! Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Ok. Nuovo Walcott. Dai. Fernandez. La mette in avanti. Peccato, non ci sono squadre italiane. Questo ecco, se no, ovviamente avrei preso loro, tanto abbiamo un calcio di punizione. Fuori tempo, calcio di punizione. Dai, che bug. Bravissimo. Dai, Walcott. Certo che il livello medio di PES, che io credo che corrisponda al livello esperto di FIFA, cioè è veramente molto più difficile, di un'altra categoria, Si libera la grande. Ozil, allarga, ottimo. Ah! Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Che veramente qua. Ora non capisco il fatto. Granicciaca. Oxlade Chamberlain. Grande Nacho Monreal. Nacho. E c'è il difensore, c'è. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie.
Hai tutto lo stadio per correre con la palla, ma quando qui, tiri non puoi sperare davanti. Di vincere una partita se non tiri mai. Ok, spoiler, la partita. Va bene la prudenza, ma oggi le squadre se finisce in pareggio, finisce in pareggio. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 prima. Non c'è alternativa. Partiti, è iniziato il secondo tempo. E spero almeno di fare un gol. Finora la partita è a secco di gol, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete. E comunque prenderli ci vuole poco, eh. Prova a passare la quando difesa scavalcando ho fatto le prime partite profondo. Che prima che la giornata c'erano solo due squadre, c'era Barcellona e Arsenal, io che anche prendendo Barcellona tutti i modi di raggiungere il pallone, prime volte ci battaglia, però ho capito come far male e allora non ho più perso, anzi pure un anche 5-0 l'ho vinta. Cazorla, era il Barcellona, era un'altra cosa. Mesut Özil, ok, Özil, Walcott. Walcott? Carrasco. Griezmann. Griez cosa? Walcott. Griezmann. Molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Cioè, è bellissimo Carrasco come sa le lingue straniere. Cioè come quelli che dicevano i Chester, uguale. Koscielny prova a spingere sulla corsia di sinistra. O come quelli che dicono Calle John. Sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in aria, la loro azione si conclude qui. Cerca spazio. Ottimo Koscielny. Riparti. È un mini contropiede. E dai. Sanchez non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Cerca l'uomo là davanti. Il loro attacco si sacrifica molto. Guarda come si muovono verso l'esterno per ok, ora spazio. Lo pigliamo, ora lo pigliamo, ora lo pigliamo. Ora in genere ti piace molto, vero? Non molto. Non sono grande stato un grande stimatore dai, di questa su. Tattica. Soprattutto non mi piace l'idea di portare via dall'area di rigore gli attaccanti, gli uomini dai. Che hanno maggiori capacità di segnare. Non è quello il loro posto. Ecco, la passa viene Gesù Cristo da nulla e c'è anche la punizione contro. Se fallo, non ha dubbi l'arbitro. Uffa! Basta. 84esimo. Non è mai troppo tardi per fare i cambi. Schema di gioco, non lo so. Ok. Serve un attaccante di spessore. Entra Giroud. Gabriel in difesa, spero che non mi debba pentire di ciò. E un Ramsey. L'ho finito Ramsey? Ecco. Anche se da davanti non ci sta di nulla. Attenzione al campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Beh, forse anche a me, c'è sai. Un doppio cambio. No, grande. Sì, ora lamentatevi pure, provate il rigorino. Che siete la Juventus, su. Su. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. No, si poteva fare gol qui. Attenzione, non è finita. Giro. Ottimo disimpegno, lo spazio. Non è finita. È finita. E l'arbitro dice che può bastare. Nessun vincitore, nessun gol soprattutto. Un po' deludente questa partita, devo dire. Una gara molto tattica, piuttosto bloccata, anche un po' noiosa. È stata una partita interessante, tesa, combattuta. Niente raga, questo video non era lo scopo di fare una goleada, era lo scopo di farvi vedere com'è. Peso 2017, io spero che vi siate divertiti. Questo video è dato un po' di meno, è un video un po' insolito. E io vi ringrazio ovviamente per la visione. Lasciate un like e iscrivetevi al prossimo episodio della carriera cuginese. Ciao a tutti.